tutorial di trucco e parrucco. Alla fine del workshop, se aveste delle domande, alla fine del workshop potete farle. Okay. Ordinatamente, alzando la manina. I prodotti che utilizzerà oggi, tranne la parrucca, sono prodotti che lei utilizza in Giappone, quindi li ha portati lei da casa sua. Tutti sono giapponesi. Non è niente di straordinario, però sono cose che si possono trovare tranquillamente in Giappone in qualunque negozio, le marche sono differenti, non è nulla di speciale. Allungo il microfono. I cosplayer giapponesi non si rasano sempre le sopracciglia, quindi anche in questo caso la modella se le è dovute rasare. Con somma felicità, devo dire. Stamattina. Quella è un fondotinta stick, la marca è la Chakot, e vengono usati di solito per il make up delle ballerine di danza classica. Perché è un fondotinta che regge molto bene al calore e non si scioglie. Lei utilizza due colori? Ne usa uno molto chiaro per fare i personaggi europei o comunque delle nostre parti, e un'altra che invece dà un tocco più naturale per loro, chiaramente, per fare i personaggi sportivi o di quel tipo. Hai. Amari shiroi iro no hou ga kawa kirei ni
personaggi femminili, il colore chiaro è molto utile, viene un viso molto bello, però per i maschi viene una cosa un pochino troppo innaturale. e quindi li mixa un pochino. Nel caso di personaggi con la pelle molto scura, come il suddetto Omine o come qualche personaggio comunque di colore scuro, prima fa uno strato totalmente bianco e poi colora quello. Perché se si usa una base bianca, quindi totalmente uniforme, e si colora poi su quella, il risultato è molto migliore. Lo sta mettendo nei punti di ombra del viso ed è quello più chiaro dei due. Si stende molto meglio non trascinando ma picchiettando. Quello è un prodotto fatto apposta per i cosplayer in Giappone e serve per coprire il colore delle labbra, renderlo uniforme a quello del viso. Ma quello che si usa è il foundation di Otoshimo. E lo si usa insieme alla contour. Soprattutto nel caso di personaggi maschili. Questo è un po' di concealer, quindi peta peta si mascara.
perché quando dovessero essere fatte delle foto in cui si vede anche il collo, il colore è uguale. Nel caso come oggi e come molto spesso i personaggi maschili hanno il viso più sottile e quindi adesso col trucco li allungherai i tratti. Sì, ciotto dark tone no powder o katte masu. Quello è nan disho, ano naka latin dance toka wo yaru hito ga tsukau kuroi. Quella è la stessa polvere che utilizzano i ballerini di danze latino-americane per scurirsi il viso e lo utilizza per allungare i tratti. E lo fa passandolo nei punti d'ombra del viso. Quelli coperti poi dai capelli, sotto il mento. Dal vivo non si nota molto, ma nelle fotografie aiuta molto con l'effetto. Con quello colora le sopracciglia. E lo applica anche lì sotto perché scurisce ancora un po'. Questa operazione può essere ripetuta più e più volte per i personaggi che hanno un viso molto allungato. Ma nel caso di personaggi kawaii, meglio non farlo. Utilizza lo stesso colore per le sopracciglia.
poi chiaramente con i vari piccoli ritocchi tipo personaggi kawaii o personaggi maschili con forme più allungate. Da qui in avanti si procede per il personaggio che si è scelto. Da questa parte farà Levi. Per iniziare fa le sopracciglia. Prima pensa a che tipo di immagine vuole dare. Una volta che ha fatto questo, di solito poi cerca di aggiustarsi con la parrucca per vedere più o meno le lunghezze, farle sottili, fare le sopracciglia sottili e aggiustare poi la dimensione delle sopracciglia. Soltanto nel caso di personaggi con capelli neri utilizza l'eyeliner per fare le sopracciglia. Per renderli più simili al manga o anime. Per disegnarle fa prima dei tratti verticali e mai orizzontali. È molto più facile sbagliare. Molto sottile e lo sta utilizzando per quello per cui è nato stavolta. Serve per asciugarlo più in fretta, altrimenti sbava. Si asciuga più in fretta. Ma
make-up più pesante, perché così si allarga. Per iniziare a delineare la palpebra inferiore, e la linea di definizione non è nell'occhio ma è sotto, in maniera da farlo sembrare più grande. Per adesso è un po' strano, però andando avanti. Usa di nuovo un ombretto scuro, un marrone scuro. All'inizio ho utilizzato quel marrone più scuro, ma aggiungendo strati scurisce il colore con altri ombretti più scuri man mano. E dato che le vai ha le borse sotto gli occhi e quindi scuriamo ancora. In questo caso si sono ingranditi leggermente gli occhi. Ma dato che sono ancora più grandi, aggiungiamo del bianco sotto la parte scura. E quindi utilizza prima questo prodotto che viene utilizzato per le ciglia. Utilizza un ombretto bianco subito dopo aver utilizzato quello. Nel caso di personaggi femminili, molti cosplayer giapponesi utilizzano lo stesso metodo per fare in modo che gli occhi si incurvino leggermente, per far sembrare che gli occhi si incurvino. Non bisogna preoccuparsi se sembra strano avere il bianco adesso, perché poi lo scurirà di nuovo con lo stesso metodo di prima.
solito non vengono utilizzate. Basta anche soltanto la matita, ma lei aggiunge di nuovo l'eyeliner che ha usato all'inizio. Questo viene fatto perché i loro occhi sono più piccoli rispetto ai nostri e quindi molto spesso serve ingrandirli. E quindi aggiunge una seconda linea per ingrandire nuovamente l'occhio. E aggiunge che lei non è molto brava a farlo sulle altre persone, soltanto su di lei, ma sappiamo che è una bugia. L'ultima parte l'ho aggiunta io. Può sembrare strano e sbagliato, però nelle fotografie poi diventa molto naturale. In Giappone ci sono molti cosplayer che utilizzano la seconda linea. Da quel lato farà invece un personaggio figo. Forma delle sopracciglia è molto importante, la controlla, ridefinisce.
quello sottile che ho utilizzato per la palpebra inferiore prima. E porta la linea della palpebra superiore verso l'alto. Per qualunque tipo di personaggio lei faccia utilizza sempre quei tre colori, che sono praticamente un terra bruciata, un siena e un beige. Credo. Quelle in particolare sono quella in particolare è una palette che si trova in qualunque negozio giapponese ed è la più economica. 3 euro più o meno. Utilizza di nuovo l'eyeliner bianco che ho usato prima, soltanto per fare il punto luce all'interno. E poi lo rende ancora più brillante con l'ombretto bianco. E lo sfuma verso il basso. E dato che non è molto figo, e noi stiamo facendo un personaggio figo, lasciare soltanto l'eyeliner si scurisce e si sfuma con il l'ombretto. Nel caso di personaggi in cui siano molto accentuate, passa l'eyeliner anche sulle ciglia inferiori. Se fatto bene è un ottimo sistema, se fatto male rischia di diventare orrendo, quindi fate attenzione.
forma molto allungata, aggiunge aggiunge all'attaccatura dell'occhio interna dell'occhio una lineetta nera. Molto fine. Adesso sta risistemando le sopracciglia e i piccoli dettagli. In questo caso ha soltanto il rosso, ma di solito utilizza l'arancione. Il rosso adesso è molto forte perché lei di solito utilizza un arancione, soprattutto nel caso di personaggi con gli occhi sexy. Ma adesso aveva soltanto il rosso e quindi è un pochino forte. È molto meglio l'arancione. Per aggiungere qualche ombra, quella è colla per ciglia, scusate. Quello è un pennello per le labbra. Prende l'ombretto e lo passa. Ricordiamo molto meglio arancione. Blu de, come eyelash de, iro ga hakkiri shitai toki. Kore de ichido kaite, sono ue ni kou powder o nozuru to. Nel caso in cui doveste fare delle linee precise con prodotti in polvere, passare prima quello che è una colla per ciglia e poi il colore in polvere rende il colore più brillante e tiene meglio. Nel caso di personaggi occidentali bisogna schiarire la palpebra superiore. Quindi passa di nuovo la colla
sul trucco?
che vanno giù dritte. In questo caso si, con questo tipo di parrucca si può acconciare anche in questa maniera senza bisogno di tagliarla, ma dato che è un po' pesante come effetto, tagliamo. Quindi prendo una ciocca, la tiro su. Queste sono forbici qualunque, quelle per la carta. Forbici per la carta. E li sfila. Venga fuori qualcosa di strano, fate piano piano, poi ricontrollate, ripettinate, rifate piano piano. Di solito quando lei compra le parrucche le dimezza. Perché sono molto pesanti. E così si alleggerisce molto il petto. Piano piano continuate, poi vedete come volete fare la frangia. Ci sono anche le volte in cui sono talmente tanti i capelli nella parrucca che fa direttamente che staccare le parti. Long hair, nel caso di parrucche molto lunghe, che sono molto pesanti, allora tira via. Ma in questo caso non ce n'è bisogno. Un modo molto semplice per alzare i capelli e questo.
quindi è un po' complicato, però. Se ce ne fossero un po' di più di capelli, intendo, sarebbe meglio. Fa un altro po'. Mi taglio un altro po' perché sono ancora troppo lunghi. Una volta tagliati i corti così, li ricotona. Il procedimento è lo stesso. Non è nessun personaggio in particolare. Non c'è bisogno di, a meno che non facciate i personaggi. A meno che non vogliate fare personaggi tipo Dragon Ball che hanno i capelli sparati ovunque, non c'è bisogno di farli, di fare le ciocche in questa maniera. Potete semplicemente leggermente cotonarli, non tanto, giusto per dare l'effetto di una persona che sia stata fuori, per cui c'è il vento. Quindi pettinandoli da fuori, sistemando in questa maniera. Ecco qua.
secondo mo camino che ho. Per fare l'effetto dell'attaccatura dei capelli. Quelli sono i capelli che ho tagliato dalla parrucca. La colla che utilizzano i bambini a scuola. Ed è buona perché si scioglie in acqua. Una volta messa, per il momento è bianca. Ma una volta asciutta diventa trasparente, quindi suppongo sia vino. La colla d'acqua. E aggiunge solo un po' d'acqua. All'incirca un tappo. E continua a mescolare. Dopo volete venire a vederlo, potete. Per cominciare rende, toglie i nodi dalla ciocca che abbiamo tagliato prima. E dato che quella sarà la parte applicata, la infila all'interno dell'acqua con la colla e poi la strizza tra le dita, tra le due dita. E poi la lascia ad asciugare su un pezzo di plastica perché così la colla non si appiccica. Una volta messa su un foglio di plastica, la pettina col dito in maniera da allargare la ciocca che una volta bagnata si era ristretta. E toglie i capelli più corti. Finché non siete soddisfatti.
programma di cucina. Capire quando è asciutta, perché essendo con la base d'acqua, quando si asciuga diventa trasparente, quindi finché non è tutta totalmente trasparente ovunque non toccatela. Quindi se non avete tempo non fatelo. Mentre potete sempre spoltire la parrucca. E mentre ci siete, fate che farlo direttamente, fate molto prima. Invece che tagliare prima tutta la parrucca e poi farlo. Avete già la ciocca in mano. ちょっとグルーが見えてますね。これ乾く前に外してしまったんです、このクリアファイルから。これはこれが OK な成功です。これはちょっとまだグルーが 100% ドライになる前に外すとちょっとホワイト残りますから、この透明になるまで。La prima è fatta bene, infatti è totalmente trasparente. La seconda è stata tolta prima che si asciugasse del tutto e quindi c'è il pezzettino bianco. Aggiustate la posizione, perché nel mentre l'avrete sicuramente spostata. Poi alzate i capelli della parrucca e scegliete dove metterli. Questo grai no nagasa de nagasa o tsukuru toki wa so desu ne. Kore ga kono grai no yatsu ga ma 7 ka 8 grai atta hou ga ii. 小さいのをこのぐらいの太さのをいっぱい作った方がバランスがいい。Per fare parti grandi, quindi più o meno tutta questa parte, praticamente nel caso di Joker. ビッグなのをベタッと、大きいのはベタじゃなくて、こういうのをこうやってこうバランスを見ながら小さいのをこういうふうに。Ne utilizzo tanti piccoli per mantenere il bilanciamento, per mantenere l'equilibrio, perché altrimenti è totalmente innaturale. Dato che ci sono i piccoli capelli delle vasette, per esempio, che non entrano sotto la parrucca. ここに、何でしょう。
attenzione perché la colla a caldo fa male, tanto male. Ma per un equilibrio migliore sarebbe meglio farlo da soli, per cui ci si mette la parrucca, ci si mette davanti allo specchio, si taglia, si sistema ed è anche più sicuro perché si sa dove sono le proprie parti. Davanti allo specchio. È il modo migliore per farla venire bene. Dopodiché verranno tagliate le parti di troppo. Mettete un pezzo di retina dove esce fuori rispetto alla fine della parrucca, così quando ci sarà la colla non farete del male, e appiccicatecela. In questa maniera non si muoverà la ciocca e sembrerà davvero attaccata alla faccia. Quando sistemate, poi mettetela in maniera che sia abbastanza avanti, perché rende la faccia più piccola ed è molto più simile a un personaggio. Per fare la parte della frangia prendete la ciocca che però resta dritta, la applicate e poi sempre con acqua e colla le date la forma. Ce n'erano altri due, dove sono? Chi dà? Sistemate la lunghezza, cioè l'attaccatura. E li utilizzate in quella maniera. Quelli neri sarebbero identici domani. そうですね、まあ、前髪ここですね。加工やるときやっぱりこれぐらい細い方がいいです。L'unica differenza è che per i capelli davanti, quindi per la frangia, è meglio utilizzare delle ciocche più piccine. ていくので、あまり張り切ってこんな大きいの作ると前髪だと変ですから。Perché è un po' strano farli grandi. こういう大きいのはまあこういう。Quelli grandi li si usa per laterali.più ne usate, più equilibrio c'è. あと、
stesso colore o comunque del colore più simile al, alla parrucca. Si potrebbero tingere? Cioè la retina si può tingere? Magari? Ma domanda assurda. Sono resistenti al sudore. Da una parrucca dorata per fare il color Makoto prende la parrucca dorata, la mette nel, un po' in, nel verde e poi la lascia asciugare e viene il color Makoto. E poi必ず change したウィッグをつけた時はコスプレが終わった後この辺にグリーンが全部つきますね。だからあまりカラーチェンジすると。Però anche in quel caso è molto più sicuro rispetto alla retina senza dubbio, però anche in quel caso ci sono le parti che toccano il viso, per cui all'attaccatura vi ritroverete verdi. Quindi sempre meglio non cambiare colori. Sulla ciocca la colla a caldo, dopodiché la attaccate in fretta perché è calda all'attaccatura della parrucca, o se la dovete fare più avanti assicuratevi di avere una retina, una retina un po' più lunga, così la potete attaccare sulla retina e non vi bruciate. Prima lo fate piano piano, quindi leggermente. Prima piano piano leggere, dopodiché una volta che avete fatto tutto l'equilibrio che volete, schiacciate leggermente di più, togliete la parrucca, la girate e ne applicate un pochino anche sul retro, se avete la retina, in maniera che siano diciamo più sicure. Certo potete utilizzare anche una testa, la montate sulla testa e poi fate il bilanciamento che volete, però
spesso quello che vedete lì non è la stessa cosa che avrete in testa, per cui è molto meglio farlo mentre la indossate davanti a uno specchio, perché quello sarà l'equilibrio che avrete sicuramente. Hai un consiglio per quanto riguarda l'attaccatura dei capelli qua dietro? Perché per esempio c'è chi la molto bassa e a volte devi fare il capello corto e non devi, ti viene fuori la retina. Cioè, se hai un consiglio da... だからこういうどうしてもここが気になるときは、まあ、こういうパーツでやっぱりこうそのアパラチェ、utilizzate quelli come se piovesse。もっとこう短いの、これをこのぐらいの。fate corti corti、quindi tagliate da una parte e dall'altra、fate corti corti li applicate。こういうふうに隠すと見えないですね。così non si vede。ウィグショップっていうのは、まあ、日本にはほらあの秋葉原みたいなオタクのストリートがあって、そこにはやっぱりウィグショップがあるんですね。なので私たちは店に行ってウィグを見て触って、じゃあこれをくださいって言って買うことができるんですよ、うん、あのでやっぱりいいなと思ったメーカーのウィグをずっと使うことが多いですね。In Giappone hanno direttamente Akihabara, quindi vanno ad Akihabara, le toccano, le sentono e dicono ah ok, questa mi piace, quindi se la prendono. Noi non abbiamo Akihabara. Ecco, internet de, ma, 知らないウィグメーカーさんのがショッピングしたら、あれなんかこれ違うなっていう時はちょっとやっぱありますね。È un po' scettica nei confronti di internet, perché se vai in un negozio conosci chi le fa e quindi sei sicuro, cioè la vedi e quindi sei sicuro di che cosa compri. Invece su internet non conosci il venditore, poi magari la compri e ti ritrovi questa non è quella che ho preso, non era quella foto. Quei tocchi morti di plastica. Ma それでも例えばこのウィグを買った時、あれ思っていたより短いとなる、なった時には、例えばブラックだったら別のブラックのウィッグのここを取って ここに自分でつけたりします。Ad esempio, se prendete questa parrucca, pensavate che fosse più lunga, invece arriva ed è più corta. E quindi per allungarlo lei prende altre, prende tipo le extension, le prende, le gira.これってここってすぐ取れるんですよ。oppure prende una seconda parrucca, toglie e le lega lei. Fa le extension, l'ho fatta in casa praticamente. だからこういうウィッグを別のウィッグからこれを外して、例えばまあこうしてこのウィッグがまあここが短い。時はこれを自分でこうやってこうやってつけたり、ここへつけたり、ここへつけたり。Ad esempio, prende un'altra parrucca uguale, perché sennò rischia di essere perso il colore, e la smonta in questa maniera delicata. E la attacca lei con legandola, senza colla però. Ago e filo. Ma ウィグの髪の毛が多い時に。こういうふうにカットしてもいいと思います。ただ次の時のためにこうやって中の毛
なのでよくあ明日のウィッグがないという時に買いに行きます。quindi i momenti in cui le viene il panico perché non ho la parrucca per domani。まあやっぱりでも日本でもあのウィッグショップがある街は、まあ、東京と大阪と名古屋ぐらいなので、あのそれ以外の街の人はみんなこうインターネットで買ってます。dato che in Giappone le città con negozi di parrucche sono Tokyo, Osaka e Nagoya, le persone che abitano non in queste tre città di solito se le fanno spedire via internet. E quindi si confronta con i suoi amici cosplayer. Ah, questa dove l'hai presa?まああとやっぱカラーがダメな時はあの T シャツとかを染めるダイロンという、材料があります。それでウィッグを染める色を変えます、ダイロン多分こっちにもあるかな、ダイロン。Nel caso in cui il colore della parrucca non sia quello, ogni tanto la colora con i coloratori per le magliette. Ah, ok. Ma vediamo che qua, nave de guzzi guzzi, hio, tsukete, wig o somero to, che qua iro ga harimasu. Ti mette nella pentola. E lascia agire.È un colore a base d'alcol? Un pennarello indelebile. A base di pantone, che vengono fatti dai professionali. Le copertine dei fumetti sono fatte a Copic. Ah, Burak, lei ha 15 anni. Burak no toki toka wa kono wig no kono parts o tsukete iku koto ga desu ne.Nel caso delle parrucche nere, che sono, non sono anzi, colorabili in quella maniera con il Copic, perché sappiamo perfettamente come mai, utilizza, prende dalla sua collezione